Nuova puntata di Chef in Cucina, anche oggi vi saluto da Avezzano, da Mamma Rossa, per volare nuovamente in Oriente, insieme alla nostra Maki e al nostro Francesco Ciao, D'Alessandro. Ciao, che bello ritrovarvi, sì. Molto molto bello, poi la cucina di Maki mi sta veramente entusiasmando. Leggera come lei. Leggera come lei, simpatica. Colorata come lei. Grazie che per Maki, i complimenti. Maki è simpaticissima, è veramente simpatica. Poi lei praticamente, tu sei arrivata in Italia quando? Non ne abbiamo parlato di questa cosa. Nel 2000. Nel 2000. Sì, sapevo solo c'è e grazie. Ma come hai fatto ad imparare l'italiano? E prima le parolacce. Beh, mano a mano. Questa è colpa nostra, perché vuol dire che ne diciamo tante e quindi giustamente sono le prime parole. È più facile poi per entrare. E insomma, e cosa ti ha portato in Italia? Tante cose. Anche amore. Vedi, questa cosa non la sapevo. Quindi sei sposata con un italiano? Sì. Dai, sì. Ecco perché fai con le fettuccine. Con un romano. Sì. Quindi sei in Italia per questo motivo? Sì, questo motivo. Ma che bello. Qui. E insomma poi da lì ti sei ambientata, hai portato la tua cultura qui in Italia. Sì, mano a mano. Lei fa corsi di cucina a Roma perché volesse imparare la cucina giapponese e anche per noi qui in Abruzzo per Chef in Cucina, quindi siamo fortunati ad averla. Sì. E allora oggi che cosa ci presenti? Oggi facciamo salmone in agrodolce, quindi salmone fatto fritto. Poi mariniamo con salsa. Okay. Ah, finalmente ci fa una ricetta un po' più... Un po' più... Quello che piacciono a noi. Quello che piacciono a noi. Fritto. Un po' pesante. Allora, Maki, gli ingredienti, di che cosa abbiamo bisogno? Sì, allora, è salmone, sì. È fresco, e per friggere è fecora di patate. Okay. Poi come verdure è carota, cipolla, e le peperone e rosse e verde sono tagliate sottili, sottili. Sì, a julienne. Ok, poi qui abbiamo la questa salsa è salsa di sambaizu, si chiama in giapponese. Okay. sambaizu sì, praticamente c'è aceto di riso 135 ml, sì. Poi 3 cucchiai di zucchero. Okay. E 3 cucchiai di salsa di soia. Okay. Sono mescolato così. E questa sarebbe per marinatura. Per marinatura, sì. Ok. Allora, il salmone che gli abbiamo fatto, l'abbiamo spinato? Tagliato a bocconcini, come volete, io ho tagliato in questo modo. Ok. Così. Ok, ok. Quindi iniziamo a friggere. A me piace tanto il salmone. È buonissimo. E poi fa anche bene. Sì, fa bene. Poi anche questo colore anche fa bene. Sì, è un alimento molto molto sano. Sì. Quindi lo passiamo semplicemente un pochino nella fecora, giusto? Sì, giusto. Perché fecora? Anche potrebbe utilizzare farina, ma se chi ha problema di... Di celiachia? Sì. Ok. Bella questa attenzione. Poi anche fecora di patate rispetto a farina normale viene più croccante. Ok. Sì, perfetto. Quindi alzo un po'. Stai utilizzando un olio di semi o di arachide? Sì, che cosa? Olio di semi o arachide. Io preferisco olio di arachide perché viene più croccante. Sì, e poi io lo preferisco per un altro motivo, perché non puzza. È vero, è vero. Sì. Cioè puoi friggere quello che vuoi, ma non hai quell'odore forte dell'olio. Sì, sì. Se si deve friggere, si frigge lo stesso. Sì, assolutamente, quando si deve friggere si frigge e basta. Assolutamente sì, poi una bella doccia. Si spancano le finestre, si accendono le ventole e non ci si pensa più. Insomma, Maki arriva in Abruzzo per... Ah no, in Abruzzo, scusami, a Roma. A Roma. Per amore. Per amore. E l'Abruzzo come l'hai conosciuto? Sono curiosa. Grazie a Franco. Grazie a Franco. Sì. È successo che noi abbiamo questo calendario di corsi nostri. Sì. C'era un corso di cucina giapponese. Bene. Però chef mi ha detto io non l'ho mai fatto. Ok. Quindi si è documentato un po' per chi faceva i corsi di cucina e quindi è andato a trovare Maki a Roma. E ha conosciuto lui è venuto Maki. A trovarmi fino a Roma. Ha fatto un corso con Maki e quindi da lì è nata. Che bella questa cosa. 3 anni fa circa. 3 anni fa. Sì. Devo dire che veramente questa cosa fa onore a Franco Franciosi che... Veramente, l'abbiamo detto anche in precedenza, ma la vostra cucina è un laboratorio dove si incontrano tante culture diverse e si forma, si fa una specie di fusion, no? Sì, poi alla fine il risultato è
Che bello. Poi Franco mi ha insegnato tante cose. Vedi? Tu hai insegnato a Franco, Franco ha insegnato a te. Sì, ma anche della vita, altre cose, mi ha insegnato tante cose. Che quindi, bello, sì, sì. Che bello, grande il nostro Franco. È proprio Franco. Piacere. Allora. Ma guarda Maki come tira fuori le cose. Incredibile, con la bacchetta. Più o meno in 2 minuti si cuoce, perché essendo abbastanza piccolo. Sì. Vabbè, facciamo prima con questo periodo. Ti abbiamo contagiato. Eccolo qua il marito di Roma che combina. Avendo questo mesto. Certo che questo salmone fritto così con la fecola. Cioè è proprio invitante. Se metti un po' di sale. È proprio invitante. È pronta. È proprio invitante. Io già così lo mangerei proprio ad occhi chiusi. Quindi. Questa è una cosa che rifarò mai, che ti darò buco, sì. Questa ricetta. La faccio a casa e poi ti mando la foto. Sì, sì. Sì, quindi, sì. Io aspetto. Sì, sì, ma ci puoi contare. Sarà fatto. Allora, adesso ho messo in bowl questa salsa sambaizu. Sì. Poi mettiamo anche tutte le verdure. Sì. Così. Poi tutto il salmone. Ah, mettiamo dentro. Sì. Aspetta, metto con le mani così. Poi questa in realtà, meglio che dopo un'ora, addirittura il giorno dopo è più saporito, perché anche verdure che, sì, che prende questa salsa. Ok. Quindi lo lasciamo a marinare, è un piatto che possiamo anche preparare il giorno prima. Magari quando mangiate, tirate un po' fuori prima da frigo. Ok. Così non è proprio freddo. Quindi non deve essere mangiato caldo, a temperatura ambiente. Sì, perfetto. Sì, sì. Ok. Poi con questo riso bianco potrebbe consumare tanto. Ah, sì, perché giustamente abbiniamo un po' di riso, il riso va ad assorbire anche la salsa sambaizu. Sambaizu. Eh? E diventa praticamente una cosa golosissima. Sì. La impiattiamo. E come mai hai studiato cucina in Giappone? Cioè perché hai studiato, ti piace cucinare, sì, cioè la tua passione? Sì, da piccola cucinavo, anche già quarto elementare cucinavo la cena per la famiglia. Addirittura? Sì, sì, mi piaceva tanto. Che brava! Poi quante volte ho sbagliato, prima volta che ho fatto pane baguette, era duro come... cioè come fosse... vabbè, sbagliando così si impara. È vero, sì. è proprio vero. Sì. No, infatti una volta che ho fatto assaggiare mio padre, quindi quasi rotto i denti. Ha rotto il dente. E vabbè, capita. E sì, capita. Mi piace anche il fatto di mangiare le verdure crude. Noi andiamo a stracuocere quasi tutto. Lo roviniamo. E invece loro no. Bellissimo questo ultimo, piatto, Maki. Un po' di verdure sopra. E quindi anche questo è un piatto che può essere utilizzato come antipasto in quantità minore e come piatto unico, secondo piatto. Come insomma, secondo piatto. Come secondo piatto. Ok, il piatto è pronto. Che bello, Maki. Eccolo qui. Complimenti. Piatto facile, rifacibile a casa, quindi veramente provate a rifare questo piatto nelle vostre cucine per fare un salto in Giappone e poi tornare in Abruzzo. Grazie Maki. Grazie Jennifer. E grazie Jennifer. A te. Francesco, ovviamente grazie al nostro Franco Franciosi e a tutto lo staff di Mamma Rossa. L'appuntamento con noi è per domani. Chef in cucina tutti i giorni su Rete 8. I chiodi di garofano, perfetti per l'inverno perché si sposano tanto con le zuppe, con le tisane, hanno delle proprietà antisettiche, aiutano nella circolazione. In più, masticati aiutano a rinfrescare l'alito.